Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e membri del Governo, il coronavirus, tragedia planetaria, non arriva dalla cometa Neowise, né per caso e men che mai per opera di fantasiosi complotti. È ormai assodato che la pandemia in atto ha come concausa un errato modello di sviluppo globale costruito negli ultimi decenni. È la cronaca di un virus annunciato da HIV, MERS, SARS, Ebola, Zika. I microscopici nemici ormai ci accerchiano e, d'altronde, il loro compito. Tocca a noi umani arginarli. La relazione salute-ambiente è inevitabile. Maldestramente o perfino criminalmente stiamo distruggendo la nostra casa comune. Stiamo sconvolgendo gli ecosistemi, disboscamenti con gravi perdite di foreste pluviali, agricolture e inurbamento insostenibile, allevamenti intensivi, estrazioni minerarie illimitate, processi industriali inquinanti. Molto probabilmente saremo in grado di contrastare virus e batteri, ma non gli inquinamenti irreversibili, la perdita di biodiversità, il surriscaldamento globale. La nostra folle corsa al malessere ha talmente inciso sulla biodiversità da costringere differenti specie animali a condividere innaturalmente i loro habitat. Conseguentemente, virus e batteri saltano facilmente di specie e arrivano nei nostri polmoni e in un giorno fanno il giro del mondo. Così, in pochi mesi, il pianeta è stato percorso dalla più grave tragedia sanitaria e socio-economica degli ultimi 100 anni ed è ancora piena bufera. Purtroppo l'Italia è stata la prima tappa occidentale del virus. Lo stato di emergenza dichiarato velocemente, l'altrettanto tempestivo lockdown, hanno mitigato enormemente l'immane tragedia. La risposta del governo Conte, basata su un valido supporto scientifico, è stato un connubio di determinazione, responsabilità ed efficacia. Pur nella dolorosa tragedia dei nostri cari che non ce l'hanno fatta, scusate, il mio pensiero va a Padre Michele, un sacerdote conterraneo che non ce l'ha fatta, è morto di coronavirus. Pur nella dolorosa tragedia dei nostri cari che non ce l'hanno fatta, molte vite sono state salvate. E si debba di bene, non solo di nostri connazionali, perché il modello italiano di contrasto al virus è stato esportato in tutto il mondo. Altro che immunità di gregge, altro che demenziali Covid party. L'Imperial College di Londra, in uno studio pubblicato su Nature, sostiene che senza lockdown in Italia ad oggi ci sarebbero stati oltre 650.000 morti. Il peggio sembra scongiurato grazie anche alla grande risposta civica dell'intero popolo italiano, che ha ben compreso che la limitazione della libertà individuale era funzionale alla libertà collettiva. Un plauso speciale va a chi ha lenito le triste ferite pandemiche, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine, volontariato sociale. Grazie a tutti i lavoratori che hanno garantito una certa normalità. Qui mi piace sottolineare l'abnegazione dei docenti che hanno dovuto letteralmente inventarsi la didattica a distanza. Ancora una volta il senso del dovere e il genio italiano hanno permesso il proseguo dell'anno scolastico e accademico. Questa crisi pandemica ci sta fornendo due straordinari insegnamenti. Nessuno si salva da solo, ovvero il valore della solidarietà umana. La necessità di correggere gli attuali modelli di sviluppo. Nel dopo virus nulla dovrà essere più come prima. Occorrerà una conversione ecologica. I modelli di produzione e consumo dovranno essere ecosostenibili, ma per davvero, e non solo proferendo parole abusate e vuote. Le parole pregne di significato, direi guerriere, per le quali lottare ogni istante con onestà, competenza, passione per costruire un modello socio-economico a prova di virus e giusto, devono essere solidarietà,
condivisione, ambiente, salute, sicurezza, lavoro e giustizia sociale, cultura, scuola, ricerca scientifica, sistema sanitario efficiente, innovazione tecnologica, energia rinnovabile, mobilità sostenibile. Ovviamente la pandemia ha leso le fasce più deboli e rallentato gravemente l'economia. Per le emergenze umanitarie, il ristoro dei danni e un rilancio economico sono stati varati due decreti dal valore di 80 miliardi. Per questo decreto mi soffermo solo su alcune misure che intervengono con decisione, innovazione e genialità per dare compimento alle parole guerriere. 1,5 miliardi di euro destinato alla protezione civile per il Fondo Emergenze Nazionali per il 2020, per un sempre più efficiente e pronto intervento. Rafforzamento del sistema sanitario, 3,2 miliardi, per il superamento delle criticità evidenziate nel clou della fase pandemica. Scuola, 1,5 miliardi in 2 anni, per un sistema scolastico sicuro e pronto alla ripartenza in presenza e a modularsi con più semplicità nell'eventuale necessità di una didattica a distanza. Università e ricerca, 1,5 miliardi, 250 milioni per assumere 3.300 ricercatori universitari con contratti triennali e 1.000 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, 550 milioni per finanziare progetti di ricerca innovativi, menti e finanziamenti per l'innovazione tecnologica, pilastro fondamentale del necessario nuovo paradigma socio-economico post-pandemico. Cultura e turismo, 2,5 miliardi. Cultura significa bellezza e assieme al turismo può essere un formidabile asse di sviluppo ecosostenibile e duraturo, dati gli straordinari beni ambientali e culturali che l'Italia vanta. 300 milioni per la promozione della mobilità sostenibile, bonus per bici monopattini e per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2, fino a 10.000 euro per le auto elettriche. L'articolo 119, fondamentale secondo me, rafforza le agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuate dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i cosiddetti ecobonus, sisma bonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche. Tramite un credito di imposta del 110% cedibile anche. Estremamente interessante è poi la possibilità di poter realizzare impianti di climatizzazione geotermici. ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, stima lavori per 6 miliardi e ricadute di 21 miliardi e 100.000 posti di lavoro. Concludo. Questo decreto non snocciola numeri secondo astrusi elenchi, ma traccia una visione chiara. Coniugare in modo geniale salute, sicurezza, solidarietà, ecologia, rilancio economico. Grazie. Grazie, senatore Quarto.